Ciao a tutti amici di Reclami Live e benvenuti in un nuovo video del canale, anche oggi. Compagnia d'Edoardo Compagnia di Edoardo Belà. Oggi parliamo di core, forza di addome in arrampicata e body tension. Questo è l'argomento del giorno. Un piccolo ringraziamento per i feedback dei video precedenti, ci fa un sacco piacere. Continuate a supportarci con dei like, con l'iscrizione al canale. È importante per noi far sì che l'algoritmo di YouTube faccia saltare fuori qualche video di arrampicata, che è la Non più nostra dei comunità, mondiali di calcio. e non solo dei mondiali di calcio, quindi fateci questo favore, supportateci così. Allora, oggi parliamo appunto di core. Come diciamo sempre, noi non è che esibiamo titoli di nessun tipo, questo è Real Climbing Life, quindi noi parliamo sempre di esperienze personali. Ci sarà chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Noi portiamo quella che è la nostra esperienza. La nostra esperienza per quanto riguarda gli esercizi più importanti per il core è questa. Non penso che serva fare tanti crunch, tantissimi esercizi di volume per non si sa cosa, non facciamo circuiti di addominali in 8 minuti. Facciamo degli esercizi prevalentemente per la forza, perché è fondamentale avere una buona body tension in arrampicata. Basti pensare, non so, quando si fa uno sbandiero, quando sei in piombo, le gambe devono rimanere bloccate e non andare dove vogliono loro, fa un'enorme differenza il core. Per noi gli esercizi fondamentali sono tre, possiamo dire, giusto Edoardo? Quali sono? La plancia, La planche, dragonfly il dragonfly e front e lever. il front lever. Allora adesso ne andiamo a vedere. Del plank ci sono delle varianti che faremo a terra e faremo agli anelli. Il Dragonfly è anche quello un esercizio, diciamo, abbastanza complicato, però molto concentrato sulla forza degli addominali. E il front lever, anche quello è un esercizio avanzato, che però si può andare a fare in molte varianti. Quindi se non riusciamo a fare un full front lever, magari riusciamo a fare lo straddle. Se non riusciamo a fare lo straddle, magari riusciamo a fare il one leg. Se non riusciamo a fare il one leg, magari riusciamo a fare il tuck. Ci sono tantissimi tutorial sul front lever su YouTube, non staremo qui a farli noi, però sicuramente c'è una variante di questo esercizio che vi può venire, e quindi se non riuscite a fare il full, magari riuscite a fare il tuck e riuscite anche voi a completare, diciamo, queste serie. Andiamo a vedere gli esercizi. La mia sessione di core inizia con le plank, 30 secondi di lavoro, 1 minuto di riposo per 4 serie. Variante del plank agli anelli alle 8 alle 10 ripetizioni con 3 minuti circa di riposo. Adesso faccio un'altra variante, sempre sugli anelli del plank, per allenare gli obliqui, sempre dalle 8 alle 10 ripetizioni, per 2 o 3 serie.
adesso passiamo al Dragonfly, dalle 6 alle 8 ripetizioni, sempre con un buon recupero in mezzo per 2-7. Adesso passiamo a front driver, poi dipende dal vostro livello, c'è chi lo fa completo, chi lo fa straddle, chi con le ginocchia al petto, e per circa 10 secondi, la teniamo per circa 10 secondi con 2-3 minuti di riposo ogni serie per 4-5 serie. Per oggi il video finisce qui, questi sono gli esercizi che secondo noi sono i più efficaci per il vostro core. Fateci sapere nei commenti come vi trovate, se ne avete degli altri suggeriteceli, se abbiamo detto qualche cazzata correggeteci sempre nei commenti. E vi ricordo che nello scorso video è sempre in corso la sfida per andare a provare 20 talluri, a 100 like. A 100 like, siamo circa a metà, quindi andate a mettere like anche nell'altro video. E per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!